Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video al gusto peperoncino. No, non parleremo di cibo, ma bensì di difesa personale, tema che mi è abbastanza chiaro, di cui sicuramente, ci tengo a precisarlo, non siamo i massimi esperti di difesa personale, ma purtroppo, e dico e sottolineo purtroppo, ci siamo dovuti informare sulla questione non solo perché vendiamo attrezzatura da difesa personale, ma anche perché ci è capitato di trovarci in situazioni spiacevoli. Ecco perché oggi parliamo delle due migliori pistole da difesa personale che si possono acquistare in Italia. Sigla. Alt, prima di partire col video, vi ricordo che siamo al Monopoly Software Shop di Reggio Emilia e soprattutto che se questo video arriva a 2000 like la proveremo su di me, come col video delle granate. So che adorate quando mi vengono fatte delle cose terribili addosso, quindi mettete like a questo video che ce la spariamo addosso. Continuiamo. Tornando a bolla, adesso vi vado a spiegare perché ritengo che la JPX e la JPX 6 siano le migliori pistole da difesa personale che si possano acquistare in Italia. Parto però con fare un piccolo disclaimer. Le pistole da difesa personale al peperoncino sono legali in Italia se trasportate, utilizzate e acquistate secondo due concetti principali. Uno, devono avere all'interno una quantità di peperoncino, è proprio un livello che ha un nome particolare che vi faccio vedere dopo, inferiore al 10%. Questo perché una carica maggiore rispetto al 10% può andare a causare danni permanenti agli occhi della persona a cui lo sparate. Secondo, che questo vale in generale per qualunque tipo di replica di pistola, non possono essere trasportate in maniera plateale, quindi non posso girare con una pistola a peperoncino attaccata al petto. Quello che posso fare però è trasportarla in questa maniera, all'interno di una fondina occultata dal vestiario. In questo modo non vado a causare allarme, perché chi mi sta intorno non ha idea che io stia trasportando la replica. Posso anche alzare la mano e andare a prendere qualcosa e farla intravedere, se proprio deve essere, perché fortunatamente si vede chiaramente la parte arancione, quindi è facilmente capibile che questa non è un'arma vera. La fondina che ho in cintura ve la faccio vedere dopo, comunque è una fondina della Radar, fanno roba in cuoio veramente ben fatta, nel caso ve ne parlo dopo. Quindi in sostanza carica di peperoncino inferiore al 10% o pari al 10% e pistola occultata, quindi porto occultato della replica. Io oggi vi farò vedere il modello a due colpi, che è questa qui che ho in mano, che è la JPX, veramente tanta roba, e questo mostro qui, che è il modello a quattro colpi, è veramente cattiva, nasty, questa non vorrei che mi venisse puntata in faccia, sinceramente. Partiamo dal modello classico. Tenete conto che prima vi spiego un pochino come funziona questo sistema di pistola a peperoncino, perché non è normale, e con normale intendo dire non è così banale, non è così normale rispetto agli altri modelli, motivo per cui io la porto sempre con me e War fa la stessa identica cosa, e poi vi vado a spiegare perché la pistola a peperoncino è, a mio parere, il metodo migliore di per proteggersi in Italia, e questo modello in particolare. La pistola è molto semplice di per sé, ha presente due canne all'interno delle quali c'è il gel al peperoncino, che è proprio un gel in questo caso, tra l'altro, e la cartuccia che lo va a sparare. Premendo questa levetta, che è ambidestra, cioè presente sia da una parte che dall'altra, possiamo andare a sganciare cartucce. Come potete vedere hanno un innesco, perché l'eiezione di questa avviene tramite l'esplosione di una piccola carica di polvere nera all'interno della cartuccia, che poi dopo fa muovere avanti un pistoncino che spruzza fuori tutto il gel all'interno. Visto che me lo state già chiedendo, lo so, ve lo dico già adesso, il gel da questo affare esce a qualcosa come 460 km orari ed è gel. Questo significa che vi arriva in faccia un pugno che è anche urticante. Insomma, un bel mix divertente, non vorrei essere dall'altro lato di quest'affare. Ecco perché se questo video arriva a 2000 mi piace, me la faccio sparare addosso. Non sto scherzando, mettete il like. Per il resto la pistola è molto semplice, ha un'impugnatura abbastanza corta, quindi non, nel mio caso il mignolo mi esce fuori, non che sia un problema perché non va a scalciare come una pistola vera. Qui troviamo i due percussori che vanno a far partire la cartuccia e il grilletto che è qui sotto, che va a
come vedete, sparare fuori i due percussori e a penetrare la cartuccia e farla partire. Ovviamente non si vanno ad attivare insieme entrambe le cartucce, ma stringendo il grilletto la prima volta andiamo ad attivare il primo percussore e stringendo la seconda volta il secondo. Sono presenti cartucce di ricambio, tra l'altro. Io per esempio giro sempre con due, questa è quella che ho attaccata alla pistola e poi ne ho un'altra che trasporto con me perché non si sa mai. La ricarica è estremamente semplice, ci basta andarla a inserire così, sparo i due colpi, la rimuovo e la posso andare a reinserire quasi senza guardare, non male, e poi dopo vado a fare fuoco di nuovo. È un sistema veramente molto semplice, tra l'altro una cosa che ho apprezzato è la presenza di un rail, quindi posso andare ad aggiungere una torcia o quello che mi serve, e in questo modello non è presente, ma c'è la possibilità di mettere anche un laser sotto, direttamente integrato all'interno del fusto inferiore della pistola, che si va ad attivare tramite questo sistema qui sotto, che ovviamente è uno sliderino che va ad attivare il laser. Sono disponibili, come vi ho già fatto vedere, le loro fondine in cuoio, sono veramente molto comode e soprattutto, cosa che io personalmente apprezzo parecchio, rende possibile trasportare la pistola come preferiamo. Come vedete rimane abbastanza low profile, è completamente in cuoio, si vede perfettamente l'impugnatura arancione e andandola a coprire uno può trasportarla comodamente dovunque voglia. Vi faccio vedere il modello a 4 colpi e dopo invece vi chiudo il video parlandovi del perché ritengo che questa sia perfetta come arma da difesa personale, ovviamente. Eccola qui, il Leviatano, come lo chiamo io, perché è veramente arrabbiata come pistola. Questa è la JPX 6, direste 4 perché ha 4 canne, invece no, è 6. Funziona nella stessa identica maniera rispetto che l'altra ed è perfetta se magari avete un negozio o un'attività dove vi può capitare, se siete forza dell'ordine, se, e avete bisogno di un pochino più di potere intimidatorio e anche potere di fuoco, per quanto non spari realmente. Questo modello funziona nella stessa identica maniera rispetto che l'altra, tra l'altro adoro il polimero dell'impugnatura e del corpo, ovviamente non inferiore in questo caso perché è semplicemente tutto questo gruppo qua separato dalle canne e la cartucce, ce l'ho fatta. È veramente veramente molto ben fatta, il polimero è un pochino più grande, riesco a mettere tutta la mano sull'impugnatura. Devo dire che se mi vedessi puntare in faccia un lavoro del genere mi spaventerei parecchio. Il polimero, ripeto, è fenomenale, abbraccia le mani in maniera perfetta, è proprio comodo da impugnare anche volendo mettere il dito su la guardia del grilletto. In questo caso non troviamo più un grilletto lungo da schiacciare, ma un vero e proprio grilletto in questo senso. Il sistema di sgancio è sempre lo stesso, premo giù questo affare qui e trovo le 4 cartucce che posso andare a utilizzare. Come anche sull'altro modello troviamo l'opzione di mettere un laser nel caso lo volessimo, che si può andare ad attivare utilizzando questo switch e ovviamente le tacche di mira qui sopra. Non ve l'ho detto prima perché volevo farvele vedere su entrambi i modelli e devo dire che per quanto molto carine non sono proprio il top del top. Posso capire questa scelta soprattutto perché sono poste sia nel modello a 2 colpi che nel modello a 4 sopra la canna, quindi ho necessità di andare a mettere direttamente sulle munizioni e quindi tirare un pochino via. Puntare con questi affari completamente neri si può, io entro in puntamento facilmente e le allineo subito, ma è perché sono bravo ad allineare la pistola, perché nel momento nel quale c'è bassa visibilità mi troverei più in difficoltà. In ogni caso devo dire che il fatto che ci sia il laser direttamente sotto va a ovviare completamente al problema, perché nel momento in cui la tiro fuori vado ad attivare il laser e non ho praticamente neanche bisogno di mirare. Senza parlare del fatto che ovviamente la distanza utile è un pochino più corta. Tu dimmi se sei ma sono girato di qua. Senza parlare del fatto che ovviamente non è che potete andare a parare a 12 metri con queste pistole. Fallo, perché poi facciamo una sfida. No, io ne ho 6 di colpi, vuoi vedere? Devo dire una cosa che mi sono dimenticato. Quindi questo è il Leviatano. Il Leviatano è perfetto come nome per quest'affare, è stupendo. Parliamo adesso di distanze, ingaggi, perché consigliamo queste pistole e soprattutto perché io ho scelto di prendere questa pistola come mia arma da difesa personale privata. Giustizia privata. Mi dissocio. Questa pistola ha due cose importanti da dire sull'ingaggio. Punto 1, il bersaglio deve essere minimo a 1,05 m da voi, non più vicino, perché può dare dei problemi con il getto, visto che non è semplicemente uno spruzzo, ma come abbiamo detto c'è una cartuccia, c'è un minimo di polvere da sparo che va a spingere il percussore che butta fuori tutto il gel, quindi ci vuole 1,5 metri di distanza minimo. Questo è opportuno per utilizzare la pistola senza finire in beghe legali. Adesso lo sapete, questa è la legge. L'altra cosa è che bisognerebbe sparare a una distanza non superiore ai 3 metri,
perché dopo smette di essere difesa personale e diventa attacco. Questa è la regola generale. La pistola può colpire anche bersagli più distanti, 5-6 metri, perde ovviamente un minimo di efficacia, a differenza però della maggior parte degli spray peperoncino non c'è il ritorno, quindi non essendo uno spray si va a sparare fuori un gel che quindi viene influenzato meno da l'aria e tutte quelle altre robe lì, quindi anche se sparate contro vento, al netto del fatto che non vi consiglio di sparare mai contro vento con delle pistole al peperoncino, siete più tutelati. In aggiunta a questo, mi raccomando, sono oggetti da difesa personale, non da aggressione. Altra cosa molto importante: nel foglietto illustrativo, come vedete, è indicato distanza minima, distanza massima, distanza consigliata, come performa il gel una volta uscito dalla pistola a seconda di quanti metri percorre. È tutto spiegato. Devo dire che questi opuscoli sono essenziali anche banalmente quando trasportate le munizioni in più, perché molte volte è opportuno che la gente sappia quello che fate. E poi, cosa che adoro, dietro al foglio principale, sia sulle munizioni che sulle pistole che su tutti i modelli, trovate un'informativa sulla legge italiana che spiega esattamente perché questa qui è legale. Io questo me lo porto sempre dietro, perché metti che mi fermino, perché ho la pistola attaccata qua di fianco, mi faccio delle domande, è tutto a norma, la posso trasportare in maniera così, sostanzialmente. Un'altra cosa importante, come avete intuito, è che non si tratta di una pistola spray al peperoncino come le PDP della Walther o lo spray classico come il Diva, ma si tratta effettivamente di un gel vischioso che viene sparato fortissimo in faccia all'aggressore. Questo non solo dà una sicurezza in più, ma inoltre, indipendentemente che vi colpisca in faccia o meno, la vittima viene incapacitata e i suoi occhi si chiudono istantaneamente. I veri fan del canale sapranno che uno dei primissimi video fatto su questo canale, per l'appunto, mostrava un caro amico del negozio, tra l'altro abbiamo girato uno stupendo Reels insieme sul mio Instagram, andatevelo a vedere, che si fa sparare in petto con questa. Benché fosse stato colpito in petto, gli occhi si chiudono completamente. Sinceramente, quando si parla di difesa personale, non voglio aprire un vaso di Pandora, quindi dirò semplicemente quella che è la mia opinione senza entrare troppo nel dettaglio. Preferisco avere qualcosa che intimorisca bene l'avversario, anche perché una cosa che non ho detto ma è abbastanza ovvia è che, avendo una piccola carica di polvere da sparo all'interno che getta fuori il gel, questa fa rumore quando sparo, quindi fa un botto. Ergo, metti che non vogliate sparare direttamente in faccia all'aggressore, ma vogliate fargli capire che non si scherza con voi, potete sparare un colpo in aria e la pistola va a intimorire in ogni caso la persona e l'aggressore, il malvivente o il cugino che vi sta rompendo le scatole. No, ovviamente, pazzettone. Questi giocattolini qua sono stati prima pensati per le forze dell'ordine, infatti molte forze di polizia americana l'hanno implementata all'interno del loro setup e in generale è stata rinomata da quasi chiunque per la sua efficacia. Ovviamente è una versione ridotta di potenza con tutti degli obblighi, come per esempio il fusto arancione, che teoricamente non è obbligatorio, invece se siete forze dell'ordine, questa personalmente io l'adoro, anche grazie al fatto che la posso trasportare comodamente. Ovviamente se siete civili consiglierei questo modello. Ci sono purtroppo in questo periodo molte persone che vengono e chiedono un'arma da difesa personale da tenere in casa, in quel caso lì andrei a consigliare il modello un pochino più arrabbiato, tanto lo potete tenere sempre pronto dove volete, chiaramente magari fuori dalla portata dei minori di 16 anni per ovvi motivi, e avere una cosa come questa in casa a me dà personalmente un pochino più di tranquillità visti i tempi che corrono. Detto ciò, c'è sempre la vecchia buona soluzione della mazza o dell'allarme o di tutto quello che volete. Se state cercando però qualcosa di un pochino più performante e il resto che possiate anche trasportare, che quello secondo me è un vantaggio molto molto interessante, queste pistole fanno al caso vostro. Per quanto riguarda il trasporto, vi dico le ultime due robe importanti. Numero uno, la potete portare tecnicamente ovunque, sia al cinema che in discoteca. Chiaramente vi perquisiscono se ve la trovano addosso, o ai concerti per esempio vi dicono no, tu questa dentro non la porti, per ovvi motivi. Non sono giocattoli, a differenza delle repliche da software che non sono giocattoli, però potete avvicinarvi un pochino prima, dovete avere minimo 16 anni per acquistare questa e soprattutto dovete trattarla ancora più con rispetto che con le repliche da software, che abbiamo cercato di farvi capire da sempre che sono oggetti molto importanti che non vanno trattati come giocattoli. Questi in particolare non sono giochi, sono delle cose che fortunatamente non dovrete mai utilizzare e che si prendono per difesa personale e per sicurezza di se stessi e delle persone a cui vogliamo bene. Detto ciò, io ho finito di
parlarvi delle JPX della Pixion. Trovate i link in descrizione sia della X che del modello 6, ovviamente tutto in descrizione come al solito. Noi siamo a Reggio Emilia, Monopoly Software Shop, il negozio per cui facciamo tutti questi incredibili contenuti e che vi permette di acquistare attrezzature da software a un ottimissimissimissimo prezzo, sempre tutto in descrizione. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, fatemi sapere cosa ne pensate e vi ricordo che arrivati a 2000 like sotto questo video me la proveranno addosso. Spolliciate se volete vedermi fare male, malissimo. E vi ricordo anche che abbiamo attivato i pagamenti a rate. Quindi se c'era un fucile che costava troppo e non lo potete prendere, potete adesso acquistarlo a rate e suddividerlo in un sacco di mesi con tanti piccoli pagamentini solamente per acquisti in negozio. Quindi fate un salto qui e toglietevi il dente. Detto ciò, io vi ringrazio, vi auguro un ottimo sabato. Qui da Monopoly Software Shop è tutto, qui da Red è tutto e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Stay angry! Ho chiesto a una ragazza da poter...